Le mie prossime storie bolognesi sono ambientate al Pratello e sono dedicate a due persone che hanno vissuto questi portici quando erano la porta di un'altra dimensione. Quando da liceale sognavo di venire a studiare a Bologna, ho letto La notte del Pratello, un libro che aveva definito quella che allora era la mia idea della città. Il suo autore è il cantante dei Massimo Volume, Emidio Clementi. Bologna era un po' il centro del mondo all'epoca raggiungibile. Era la città allacciata al resto d'Europa, dove si ascoltava la musica d'avanguardia, dove c'erano gli artisti che più o meno seguivo. Tutti avevamo vissuto un disagio in provincia. A casa nostra eravamo tutti delle mosche bianche, ma qui formavamo una comunità. Dove ti becco? Al modo? Dove sei in giro? Io guarda, io ce l'ho pure il numero tuo, scambiamoci anche un messaggio una volta che dai, sei in giro. Chiedo, sono qua per te loro. No, c'è lui per me. Qui al Pratello, Emidio è per tutti Mimì, il protagonista del suo libro. E questo non è sfuggito ai nuovi dominatori della città. E io ho letto il libro, La notte del Pratello. Sì, sì, Emidio, ovviamente. A Luigi interessava un po' la storia del Pratello dagli anni 90, insomma, cioè. Non ce ne siamo accorti nessuno, ma un giorno siamo usciti di casa e la città era invasa di turisti. Mi piaceva che loro osservassero quella che era la mia quotidianità. Adesso faccio un po' più di fatica perché mi sembra che la città sia un po' congestionata da un turismo che poi è un turismo gastronomico. La notte del Pratello è la storia di due amici, Mimì e Leo, che vivono nella variopinta umanità di questa via, sgombrando cantine e solai. E qui diciamo che è stato un po' il cuore della mia giovinezza. 76 e 78 di Via del Pratello, e erano due case popolari, che erano disabitate. E così una mattina molto presto, dal cortile con una scala entrammo. Leo è questo che siamo. Leo è questo che siamo. Leo è questo che siamo. Era una realtà così eccessiva che il mio dubbio era, dico, ma la gente poi ci crederà a quello che racconto. C'è forza nella pioggia che bagna il bordo del lavandino, le mie braccia tese oggi. Qui c'era anche un grande fermento musicale, però poi c'era il problema che nessuno di noi sapeva cantare. Io ce li ho dei testi, perché ogni tanto mi mettevo lì con un taccuino a scrivere delle cose e tutti mi hanno detto, ma mettiti di fronte al microfono. Dico, ma io non so cantare. Dice, dille come t'escono fuori. C'era una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Una canzone che mi ricorda molto il Pratello forse è Litio, in cui parlo di Leo Mantovani, che è anche diventato un personaggio sia delle canzoni dei Massimo Volume che dei miei libri. L'ho visto una sera nella pubblicità di una birra, con i tuoi anelli da baro, le guance smagrite. Parevi un De Niro allucinato, capitato lì per caso. Leo Mantovani oggi è un attore e ha il suo ufficio dentro al bar accanto alla prima sede del DANS, il Dipartimento di Arti, Musica e Spettacolo, creato da Umberto Eco. Il DAMS ha formato generazioni di artisti e critici italiani. Quell'ambiente creativo quanto caotico ha segnato l'immaginario di chi, nella mia generazione, lo vedeva come un passo per raggiungere i propri sogni. Per anni Leo è stato un militare professionista e la sua notte si divideva tra il DAMS, le folli notti del Pratello e i più cruenti teatri di guerra degli anni 90. Io ho compiuto 20 anni a Beirut. Una scheggia mi ha tagliato il tendine della rotula e mi avevano iscritto, mia sorella studiava qua, ha pensato lo posso salvare se lo porto qui, quindi sono entrato qua, ma non lo dico per vantarmi, non ci capii un cazzo. Sì. Ora non c'è più il DAMS, c'è geografia. Mi sentivo un inetto, una specie di mostriciattolo e volevo dimostrare di essere all'altezza. Sono stato vicinissimo a morire, ma io ero andato in certi posti per morire. Qui c'era scritto battaglione étranger parachutiste. E l'ho fatto con la sigaretta. Far vedere che ero molto meglio di loro, ero più duro di tutti quanti. Solo che quando sono tornato, mi sono così tanto innamorato di questa Beatrice che la P è diventata una A.
ma lei non è mai stata con me, è stato terribile. E Mimi, per esempio, ha scritto la canzone. Leo, ti ricordi il fuoco fatuo? Tutti quegli oggetti, sfere, cubi. Qualcosa da afferrare, una pallottola alla fine. Come i nomi di donna che è incisa sulle braccia e non hai mai posseduto. Non mi capita spesso di incontrare i personaggi di un libro che ho letto, ma in questo caso è tutto incredibilmente simile a come l'avevo immaginato. Ma sai, Bologna è un palcoscenico garantito per ciascuno. Ognuno ha la possibilità qui di andare in scena come preferisce. È il quinto. Ma non è il quinto, sono le 11. No. Volevo fare un po', capito, lo spiritoso. Cioè, adesso mi vedi fare il buffone continuamente, ma non sono io, sono tutti personaggi. Il portico amplifica anche i sussurri, è come un boccascena del teatro. E quindi viene spontaneo, no? Recitare, fingere. Come in un'opera di Pirandello, Leo porta in scena la versione di se stesso che ha scelto di regalare alla sua città palcoscenico. Questa era l'ultima storia del Bologna Social Club, un posto che forse è solo una delle infinite versioni che questa città offre ai suoi avventori, ma dove puoi essere chi vuoi, a patto di riuscire a farlo insieme agli altri.